Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la run B di Nier Replicant, dove oggi andremo a vedere che cosa c'è di diverso per il recupero del primo frammento, ovvero il guardiano di pietra al Tempio Sacro. Ma prima di andare lì vi faccio notare che in questo momento nel gioco è apparsa una nuova side quest, dove noi appunto dobbiamo prendere degli ingredienti da dare al ristoratore della locanda o del bar, in questo caso di Frontemare, che per l'appunto ci ha richiesto questa ricetta. E qui parte un dialogo dove appunto il nostro protagonista chiede a Wise: ma tu tra le tue pagine possiedi delle ricette di cucina? E lui praticamente risponde: non osare paragonarmi a quei libracci di cucina, eccetera eccetera. Se vi ricordate, alla fine della prima run Wise fa la battuta dove dice che forse avrebbe dovuto accettare il ruolo di libro di cucina, proprio in riferimento a questa missione, che però prima non era presente, mentre invece adesso sì. Quindi andiamola a consegnare. Perfetto. E abbiamo fatto la missione Bon Appetit numero 2, che tra l'altro è una praticamente delle missioni finali, perché ormai, come potete vedere, missioni di completamento, missione 97%, però mi manca da raccogliere quella dei semi, che comunque dovremo andare a completare, quindi quella sarà l'altra missione che andremo a completare e che, se non ricordo male, dovrebbe portarmi poi successivamente al 100%. Detto ciò, ci vediamo al Santuario Perduto. Ecco qua, iniziano le differenze. Hansel e Gretel sono i nomi dei due guardiani che praticamente abbiamo sconfitto all'inizio del gioco. E qui uno dei due guardiani parla e dice: Hansel. Io non sono come te, io sono diversa. Perché? Perché si ci stavano avvicinando quelle ombre. E ora qui riprendiamo praticamente il percorso di quello che era il Santuario Perduto. Ovviamente andremo ad affrontare anche la boss fight, ma noteremo che la boss fight sarà comunque diversa. Quindi andiamo avanti e ci vediamo lì, sul tetto del santuario. Sentite, adesso anche Tyran inizia ad interagire con la nostra avventura, quindi man mano che noi andremo avanti con la storia ci saranno anche interazioni di Tyran, che fino a questo momento comunque non avevamo mai avuto e che ovviamente non potevamo sentire per una ragione o per l'altra. Quindi sarà interessante anche questo. Ma andiamo avanti. Sentite, adesso sentiamo anche quello che dicono le ombre. Torna indietro. In cui si radunano ombre incomplete.
Vedete, ci sono piccole differenze che comunque, diciamo, si intervallano tra dialoghi o in generale anche in azioni e tutto quello che volete. Però sono dei dettagli che non sono da sottovalutare. C'è le ombre che praticamente ti dicono, o per meglio dire ci stanno dicendo, di tornare indietro. E la cosa più strana è che Kainé non ci dice nulla. Cioè Kainé non ci ha mai detto che lei sente le ombre. Probabilmente perché è convinta che le sentiamo anche noi. Ma non so se effettivamente possa essere questa la giustificazione di questa cosa. E ovviamente ora dobbiamo eliminare tutto, quindi ci vediamo dopo. Siete diventati Gestalt prima che il procedimento fosse completato. Kainé, Emir, kondo kara ore mo nojuku suru yo. Naze desu ka? Omae ra dake mura ni hairenai nante, yappari dou kangaete mo okashii. Fushizen da. Ogi undo, toyu wake desu ne. Yamete oke. Kedo, kono mama ja ore no kimochi ga. Dewa. その気持ちだけありがたくいただいておきます。エミール。この大事な時期に慣れない野宿で体調を崩したら大変ですから。それに僕、カイネさんと二人きりでする野宿、Esatto. 割と気に入ってるんです。そういうことだ。邪魔するな。雑魚が多いな。蹴散らすぞ。E questa è la stessa cosa praticamente che è successa anche nella vecchia run, se ci fate caso. Però diciamo con una accezione diversa, perché noi adesso abbiamo ascoltato effettivamente questi dialoghi, cioè questi racconti che praticamente Emil e Kainé fanno fuori, accampati. Prima non ne potevamo avere idea. Ora sì, invece. Ma iniziamo ad affrontare la boss fight diversa. Non li toccare. Vedete? Sta proteggendo. Mamono wa hikari ni ataru to shiru zo. Obiki yosero. Sasuga wa zako. Tayasui mono da. Ano sekizou ga boss da. Sono io che mi affido a loro. Loro mi hanno salvato. Guardate il dialogo come stravolge completamente la storia. Smettetela di far male ai miei amici. Capito? Cioè lui non stava evocando, diciamo, questi, diciamo, queste ombre piccole, lui non le evocava perché erano
diciamo, il i loro seguaci o quello che era, ma semplicemente li sta proteggendo. やったか? しぶといね! あいつも頑張るね! Con il commento di Tyran, tra l'altro. Questo non si può parare. Questo sì. Vedete, lui sta proteggendo. Non li toccare, loro sono miei amici. Lui sta imprecando contro se stesso. Muoviti, stupido braccio, muoviti. E quindi in questo momento è Tyran che ha preso il controllo. Ecco perché appunto Kainé è sopravvissuta, tra virgolette. E qui
diciamo che rimane identico il fatto che comunque l'abbiamo riportata in vita, o comunque l'abbiamo riportata. Esatto, non riuscivo a controllarlo. Non posso restare con. E qua abbiamo, tra virgolette, risolto ciò che era successo prima. Quindi il guardiano di pietra che noi abbiamo sconfitto non era cattivo. Ragazzi, ricordatevi che quei cattivi siamo noi. E le ombre in realtà sono i buoni, sono gli esseri umani. Noi siamo i cattivi. E qui abbiamo preso il frammento come l'abbiamo preso la scorsa volta. E qui. Questo l'abbiamo già visto, ecco. Va bene. Degli altri frammenti, sacrificio, legge della robotica. Ok, e questo l'abbiamo già visto tutti. Esatto. Esatto. E qui diciamo è tutto uguale. Ok. Qui ora usciamo e cerchiamo di dirigerci verso un'altra parte. Questa volta farò probabilmente prima la foresta dei miti, proprio per fare un'altra puntata proprio a parte. Il capitolo B si può rushare letteralmente. Esatto, quindi andiamo verso la foresta dei miti e ci becchiamo alla prossima.